Anche il Papa attuale viene dall'Argentina. Come? Anche il Papa attuale viene dall'Argentina. Eh sì. È stato. Lui però non è stato vescovo durante quei 7 anni in cui i vescovi sono stati zitti, perché lì è il punto. Il generale Videla, che è morto da poco, il grande responsabile di tutto questo caos, praticamente ha dichiarato che se i vescovi dell'Argentina ci avessero detto basta, avremmo obbedito, non credo che sia vero, ma lui ha voluto certamente caricare l'episcopato per sgravarsi, ecco, ora è morto, ma non so il suo destino. L'attuale Papa era Prego. l'attuale Papa, Papa Francesco, era capo No, è degli era Gesuiti, provinciale dei è Gesuiti stato un nell'Argentina. uomo di grande cultura, di grande preparazione, ha avuto molte cariche nella congregazione e anzi è risultato anche, è stato scritto ultimamente che durante questa follia dell'Argentina è riuscito a liberare, mandare all'estero, mandare in altre parti molta gente, Diciamo ecco, che si parla di oltre 100 che persone. poteva cadere in questa, diciamo, in questa vicenda così pazzesca, ecco. Ci sono stati anni felici? Senti, secondo quello che si definisce felicità, direi tutti gli anni, cioè anche quelli pericolosi, quelli difficili, quelli che si sa, la vita umana è un'alternativa di tempi felici e di tempi duri, difficili. Direi se uno poi le vede, le guarda retrospettivamente, l'uomo che è sempre beato, che non ha problemi, che non è certamente la figura esemplare, diciamo, in un certo senso la lotta, la difficoltà, il dolore e la sofferenza fanno parte integrale della nostra vita e direi sono forse le vicende che ci educano, che ci aiutano ad essere veri e quindi non ci possiamo lamentare. Sarebbe strano e anche segno di un indifferentismo, diciamo, non umano. Tutto felice, tutto bello, tutto buono, no, no. Ecco, anzi direi, insomma, ho vissuto un'esistenza seria, ecco. Non l'ho fatto il buffone, non l'ho fatto il grillismo, ecco. Capisci? Che cosa porta con sé dell'insegnamento di Charles de Foucault? Inizialmente il padre Foucault ho cercato di seguirlo, soprattutto una semplificazione, o meglio, non so come chiamarlo, una riforma religiosa che poi è venuta fuori da sé, diciamo, ecco. Cioè, praticamente lui aveva voluto essere sacerdote a un certo punto della sua esistenza, ma non è andato a vivere il sacerdozio
fra i cristiani, ha vissuto fra i musulmani, ecco, quindi potendo vivere unicamente fra i cristiani, ecco. E questo, vedete, per esempio, una grande novità che oggi si rivela nel pontificato di Bertoglio, diciamo, subito è questa uguaglianza, cioè non dire, non appare nelle sue parole, né scritte né parlate, che sia uscita dalla sua bocca solamente la religione cristiana è la vera, non c'è. Ecco, quella è una grande novità, perché praticamente è sempre apparso non solo la religione cristiana, ma le lotte contro le modifiche dei protestanti sono note, cioè la Chiesa cattolica è vissuta con una tradizione di essere l'unica, la sola vera del mondo, ecco. Questo non appare assolutamente né negli scritti, né nelle parole, né negli atteggiamenti di Papa Benedetto, di Papa Francesco. Com'è stato il rientro in Italia? Com'è Come? stato il rientro in Italia? Il rientro in Italia, com'è stato? Non ho capito la prima. Com'è stato il rientro in Italia? Beh, l'Italia è stato dovuto ai miei 92-93 anni, diciamo, che mi mettevano nella necessità o di ritirarmi in un, come si possono chiamare, insomma, come ci sono in Italia, case di ritiro di anziani, diciamo, ecco. Allora ho detto stare senza far nulla in un ritiro è preferibile che io torni in Italia, perché certamente ho delle possibilità diverse, diciamo, la mia congregazione, per tutto mi accoglie. Poi c'è stato l'intervento dell'arcivescovo della città, appunto, e quindi sono venuto in questa casa, che è la casa estiva del vescovo, certamente non ho mai abitato in tutta la mia lunga vita in una casa come questa, sono grato a lui e cerco insomma di valorizzarla con le visite, con le, ecco. Ma certo, ai 90 anni passati avevo bisogno di certe piccole comodità, ecco, o grandi, non lo so. E oggi come si sente? Come? Oggi, a 101 anni, come si sente? Come sto? Direi malattie non le ho, la debolezza del secolo, diciamo, evidentemente non cammino bene, diciamo. Ho certi bisogni, poi sono vegetariano perché mi sento molto meglio. Insomma, mi dà più tranquillità. Non ho mai amato molto la carne, anzi direi che in Brasile soprattutto ho vissuto più frequentemente, quasi sempre, la refezione ordinaria di tutti, che si chiamano arroz e feijão, cioè riso e fagioli neri. Ecco, cerco il più possibile anche di seguire anche in Italia questo.
In Sud America, lei nel libro parla della teologia della liberazione. Nel suo libro Sì. parla della teologia della liberazione. È stato uno degli Di cui sono stato sempre un seguace, diciamo, fedele, perché non voleva dire certamente la teologia in sé, che cosa vuol dire? Vuol dire l'intervento di Dio che tu vedi nei fatti concreti della tua esistenza, tuoi personali e sociali, storici. Quindi, dire teologia della liberazione vuol dire questi avvenimenti che tu pensi ispirati da Gesù, il quale ci ha detto: starò con voi tutti i giorni della vostra vita e non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, vi chiamo quindi collaboratori e quindi ispirati da Gesù. Gesù, o dallo Spirito di Gesù, intimamente io sono la vite, voi siete tralci, quindi la vostra esistenza è a mio cargo, diciamo, e ci porta a viaggiare, che ci porta a scegliere, che ci porta ad accettare, eccetera. Evidentemente, diciamo, l'essere intimi amici di Gesù. Che cosa vuol dire? Vuol dire passare attraverso grandi eventi della vita. E questi eventi ispirati da lui, o diciamo illuminati dalla sua luce, uno è stato chiuso in una stanza, diciamo, è vissuto nella storia, è vissuto nell'andare dei tempi, nelle esigenze delle popolazioni in mezzo alla quale ti trovi, ecco, e tutto questo li accetti in quanto evidentemente in quelli ispirati dallo Spirito di Dio non sono altro che, diciamo, mostre di liberazione. Anzi, pare strano che non sia capita dal principio da persone intelligenti, cioè essere religiosi vuol dire stare attenti a quello che ti richiede il momento, come puoi servire Dio nelle varie vicende, nei vari luoghi, eccetera. E naturalmente le ispirazioni dello Spirito Santo, se li segui, sono liberanti. Inteso così, io credo che tutti siamo d'accordo. Oggi ce ne sarebbe bisogno. Infatti è stato scritto da questo che è teologo insomma, non mi ricordo in questo momento, sono confuso, ma sono quello che è stato scritto in un libro. La teologia della liberazione non solamente è stata accolta, ma addirittura elogiata e diciamo, liberata a quattro mani di un vescovo e del fondatore. Oggi ce ne sarebbe bisogno della teologia della liberazione? Com'è? Oggi ci sarebbe bisogno della teologia. Ci sarebbe bisogno davvero. Viviamo un'epoca molto triste. Io nel mio secolo non ho visto certamente le guerre, le due guerre europee di cui sono stato cosciente, tante cose abbastanza dure, difficili, ma uno sfilacciamento, proprio un rilassamento, è come se tutto fosse
fosse diventato, non so come dire, non so come chiamarlo, come indifferente nel bello, nel buono, nel brutto, nel cattivo, insomma, viviamo un'epoca informe proprio, ecco, è proprio così, una politica informe che infelicemente provoca tanta miseria, tanti poveri, tanti disgraziati, tanti disoccupati, e non vedo nulla di positivo, ecco, nulla di che si fa dire oh, che bello, ecco, anche se questo Berlusconi parlava di esenzione dalle tasse, di una cosa incredibile. Il fatto Berlusconi sarà un fatto deprecato dai posteri, proprio. I posteri si domanderanno come ti domandano i francesi, gli inglesi, i tedeschi, si domandano ma come ha fatto un popolo italiano vantato di essere così intelligente, così creativo, come ha fatto a sopportare l'epoca berlusconiana, essere preso per il naso fino a quel punto lì, diciamo, ecco, di un uomo che ha cercato di soddisfare se stesso attraverso i soldi, diciamo, ecco. E quindi è un'epoca in cui la qualità dell'italiano è risultata scadente, proprio molto scadente, specialmente dell'italiano politico, ecco. E io mi sento, siccome mi sono sentito sempre molto, molto italiano, diciamo, mi sento offeso proprio da questa trascuratezza, da questo rilassamento, da questo amore dell'oro. Del resto io l'avevo un po' preveduto quando dagli Stati Uniti è venuto un apprezzamento dell'Europa dicendo finalmente l'Europa si libera dai partiti. Cioè, che cosa vuol dire liberare l'Italia dai partiti politici? Vuol dire mettere a dormire il popolo italiano e lasciarsi prendere il capestro e lasciarsi tirare dagli altri. Dagli altri, perché a volte i dittatori sono crudeli, ma perlomeno hanno un progetto, hanno un programma, diciamo, ecco, sanno che cosa fare, sanno che la politica non è qualcosa, non è nulla, la politica è una dottrina, è una scienza, è una convinzione, oggi pare di no, insomma. Le elezioni si faranno un giorno quando vorrà Berlusconi, ecco. L'ultima domanda, che cosa ci insegna oggi Papa Francesco? Com'è? L'ultima domanda, che cosa ci insegna oggi Papa Francesco? Ah, Papa Francesco è veramente un raggio di sole in mezzo a questa notte oscura. E prima di tutto, come dicevo dal principio, la missione che tutte le religioni sono tutte per tutti gli uomini, secondo la loro storia, la loro razza, Dio è unico, ma le religioni sono diverse, nel senso che ogni razza ha una sua storia, una sua sensibilità, ha un suo bisogno particolare, ecco. E quindi non si può dire solamente la religione cristiana, perché è l'unica vera, perché c'è un solo Dio, c'è un solo Spirito, c'è un solo Gesù, ecco, e per noi il nostro Dio, il nostro accompagnatore, colui che ci dice io sono la vite
e voi siete i tralci, più di così lo potrebbe dire, io sono la vostra realizzazione vera, ecco, cioè quello che deve essere l'uomo vero sulla terra, quello che deve fare solamente l'uomo come è pensato da Dio. Io sono il modello unico, guarda, questa espressione trovata da Carlo de Foucault per me è di una luminosità assoluta. Chi è Gesù? Modello unico dell'uomo. Basta. Basta. Grazie.